Ciao a tutti guerrieri del gaming. Oggi affronterò una sfida speciale su FC25, fare più gol possibili in una partita classica. E ho battuto il record. Ok, iniziamo con la partita. Primo gol con Mateus. Ma quinto gol ancora Mateus. È troppo rilassante fare i gol così, è tanto soddisfacente come cosa. Pam, sbordata gol. Magari fosse così poi Champions, magari. Tiro gol. Avete, palo. Non vedo neanche la palla che entra, segnano subito. Non è che viste, non la vedo più entrare io la palla, cioè vedo solamente che esce il gol. Solo. Ecco, oppure traverso, incrocio, quello che è. Ho fatto più gol possibile, continuo a tirare, stop, tiro, stop, tiro, stop, tiro, stop, tiro. Boom, stop, tiro. Così. Tra l'altro la palla va così, entra e esce perché tiro talmente forte che il portiere non ci prova neanche, ovviamente, perché arrivano quelle fucilate. Pensavo che era fuori, invece è entrata. Avevano preso in croce, palla traversa, tutto safe. Già volevano spaccare giù le porte questi tiri. Comunque dovrei utilizzare più spesso quel tiro qua potente con, per esempio, i giocatori come Lukaku, anche se non mi pare Calhanoglu quel tiro qua, quindi potrei utilizzarlo visto che ormai ci ho preso la mano nel tiro di potenza col tiro così preciso e potente. Può essere devastante, cioè potrei aumentare diciamo i gol che faccio, quindi potrei tirare anche da metà campo se il suo spazio, no, volendo. Ovviamente dipende anche dalla situazione, però potrei utilizzarlo molto più che volentieri questa abilità. Pensavo che si era pagato il gioco, non so se avete visto. Ma cosa è successo? Penso che sia... è stato fuori gioco. Perché non so se c'è stato un momento in cui si era proprio buggato. Ma i telecronisti non si stanno stufando di ripetere sempre gli stessi nomi che segnano. Sono stufato di per loro. Vele, Cantona, il tiro, che gol, tripletta, doppietta, si porta a cadere il pallone, bla 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 bla. Cioè mi sto annoiando io per loro. Boom, gol. 73 gol e siamo al 30° adesso. Batterò un record stavolta. La seconda me possono essere devastanti, come ho detto prima, perché mi sto abituando al tiro così di potenza e in più sto provando anche a fare il time shot, ma mi sto avvicinando più nel tirare così di potenza. Potrebbe essere un'arma molto devastante in Ultimate Team, quindi da poter magari anche portare a casa un buon full champions. Però come ho detto, l'ultima volta è stata una cosa rara nel full champions, che facevo una prestazione così pessima. Ho sbagliato, ho premuto solo L1 quando ho tirato, devo premere sia L1 che R1. Runei, destro e... altro gol. Eppure risultano. State il 110° di gol, risultano pure. Oh, cosa ho fatto? Ho sbagliato. Sono un po' appinato, ho premuto X al posto di cerchio. Cioè... ci sta bancando il gioco comunque. Dopo circa 50 gol comincia a bancarsi, non so se avete visto. Comincia a accaparrare il portiere dopo 100 gol presi. Vedete, mi sto esercitando anche a tirare da diverse posizioni se magari la deviano. E qua è semplice. Non ho neanche fatto il tiro di potenza. Penso che non dia il tempo di recupero, però. Boom!
Dai, devo fare almeno il 120esimo. Cioè fare il punteggio. Cioè, adesso 5 minuti di recupero. Cioè, fa dare 5 minuti di recupero. No, questa qua è nuova. Attenzione, se ha cominciato a parare il portiere, dopo al 120esimo gol diventa più forte, comincia a parare. Prima no, però. No, ma scherzi a parte, sta parando adesso. Ah, che ha smesso di parare ancora. 10 secondi circa. No, devo fare il 30esimo, devo fare il 30esimo. Dopo può anche fischiare il portiere. Ok, riprendiamo adesso. Che è fine primo tempo. E adesso secondo tempo. Adesso dovrò abituarmi nel calciare a sinistra dall'altra parte. Però non penso ci siano problemi. Adesso per portare a casa e fare la sfida, quindi battere il record. Ok, so preso la mano dopo. Dopo 136 gol, devo dire che ci ho preso la mano nel segnare la svelta. Così. Pum. E questa cosa qua è buona, secondo me, in Food Champions. Come ho detto prima, può essere un'arma in più per me. Niente con i giocatori che hanno il tiro caricato al massimo, cioè che hanno l'abilità del tiro caricato. Come poi ho visto che a mirare è più facile mirare col tiro caricato che col tiro normale. Ritirati di quelle sassate illegale. Se presa bene, c'è bisogno neanche di fare il time shot verde qua nel tiro, perché tira già potente. Tornata indietro la palla, tra l'altro è tirata giù una sassata al volo. Certo, 50esimo gol, a volte non so se faccio gol oppure esce fuori la palla perché si ferma il gioco, ma alla fine ho segnato. Vedete, ti dà quella sensazione di aver sbagliato il gol. Invece 160, mi sa che il record lo batterò, mi sto avvicinando piano piano. Siamo che era uscito invece e ho segnato. Non so neanche come segno, se entra palo gol o entra diretto, boh, non so. A volte si bugga, incredibile. Come bella sta sfida. Siamo per a gol, vedete, a volte mi confondo, se non so se è gol oppure entrata. Comunque questa sfida è una figata, tanta roba. Andiamo a tenere di quelle fucilate. Carichi la potenza giusta, da tirare una fucilata incredibile. Ogni tiro è un gol, il 99% delle volte, poi capite che magari sbaglio, prendo il palo. Dopo un po' di gol il portiere inizia a parare. Anche sotto porta con quel tiro qua è potenziato ovviamente il giocatore che ha l'abilità. Secondo me ogni tiro è un gol, perché come fai, cioè come fa il portiere a prenderla a 2 metri con una sassata del genere? Può essere il portiere più buggato del mondo di FIFA, ma non riesce. Manetta, deve essere un cane armato a sparare tum tum tum, proprio essere concentrato e mirare sempre la porta senza sbagliare una volta. A rubare palla sembra facile, ma per me si è buggato, perché ma non potevo uscire. No, era impossibile che usciva. Ma come è entrata? La seconda volta, mi sa che si è buggato. Cioè quando entrava usciva, ma no, è entrata tutta la vita. Insomma, il momento in cui a volte la squadra avversaria si sembra perché ecco fortissima. Vabbè, anche il portiere, però 190, ci avviciniamo ai 200, devo farne più di 200. Ci credo, ha fatto a pararla. Ha preso 191 gol e dopo si mette a parare alla fine. Ancora. Cannavaro. C'è il primo gol che ha fatto. Ma fa di quelle parate assurde, mi ricordo prima del primo tempo, fatti quelle parate assurde, poi prende di quei gol. Ci avviciniamo al 200. 200! Boom! 200! Che adesso manetta, perché devo
battere il record 304. Attenzione, ci avviciniamo, quel tiro qua è fruttissimo, visto che ha fatto anche una specie di tiro a giro. Avrò fatto 500 tiri in porta in questa partita, no? Forse esagero un po', però insomma 300 sicuri, ha fatto 220 gol. Parata, è stata benissimo qua. Credo già una sessanta volte mi sa che devo piazzarla e il gol lo facevo sicuro. Ah, oh, c'è un momento, segna la raffica in questi per anche qua un secondo punta, Cantona, Wust, non so quante volte, se no, beh, che giocatore incredibile, non so quante volte l'ho sentito. T7, dai, dai, ci avviciniamo a fare più gol possibile adesso. Qua proprio l'ha tirato una sassata incredibile su in cima. Non guardo neanche se entra in porta, a parte che la cavarono se stai dietro la velocità, però guardo se sotto i giocatori vuol dire che ho segnato. Cioè, come fa a prendere al portiere una cosa del genere anche in Food Champions? O in Food Champions, in Division Rivals, in generale in Ultimate Team, il portiere c'è difficilmente, quello è anche vero che non avrò tutto questo spazio per tirare e tempo, però comunque una sassata così, palo, non ci credo, 6 minuti, ma non capisco perché da 6 minuti di recupero, non si è perso neanche tempo. 135 gol, mi è mai capitato, innanzitutto di fare sta sfida, non l'ho mai fatta la prima volta. Però, ho visto tanti gol. Ma davvero, come in Ultimate Team, come se becchi il tempismo giusto e a fare il tiro così potente con il giocatore che ha l'abilità per fare il tiro così, cioè qualsiasi portiere che sia Van de Sar, che sia Courtois, cioè come fa a prenderla? È impossibile. Più magari il giocatore ha il tiro potente di suo, cioè non riesci, il portiere non riesce a prenderla. Che manca un gol, arrivo a 240 preciso. 240 gol, siamo al 240esimo. Adesso cerco di fare più gol possibili. Sono solo due cose, stop, tiro, X, azioni non l'ho fatta, a parte alcune però, perché magari ero davanti alla porta, al portiere. Ma ci siamo. Sì, perché davvero per me sembrava un'eternità fare questo video. Vabbè, arrivo a 245 a sto punto, dai, ancora due gol, ovviamente se ne faccio di più meglio ancora. Arriviamo a 245, vediamo se riesco a farne di più. Ok, 245 è arrivato, adesso sono gli ultimi secondi, millisecondi. Partita finita, ho battuto il record di 245 gol in una partita. È impressionante. Bene, direi di finire qui il video. Abbiamo fatto 245 gol in una partita classica, una sfida epica e record battuto. Se ti è piaciuto il video, lascia un mi piace e iscriviti al canale per non perderti le prossime sfide epiche su FC25. Ciao guerrieri del gaming.